Siamo in diretta da Idomeni, dove fino da ieri girava la notizia per il campo che oggi ci sarebbe stata una protesta. La rabbia sta montando in questi giorni perché le condizioni di vita al campo sono ovviamente sempre più critiche dopo oltre 2 mesi di permanenza qui. La rabbia degna di queste persone, la volontà di superare questo muro vergognoso con la Macedonia è fortissima in questo momento. Si sono presentati questa mattina zaini in spalla, per ora sono fermi in un sit-in silenzioso di fronte al blocco della polizia greca, ma la determinazione a proseguire il cammino è totale. In diretta da Idomeni, dove da oltre un'ora sono in corso scontri lungo tutta la recinzione che divide Grecia e Macedonia. Dopo un sit-in questa mattina alle ore 9, dove migliaia di persone si sono radunate nei pressi del blocco posto dalla polizia greca, la protesta si è poi spostata lungo tutta la recinzione nel tentativo di distruggerla e oltrepassarla. La rabbia degna dei migranti è stata repressa dalla polizia macedona con l'uso di proiettili di gomma, bombe stordenti e una grandissima quantità di lacrimogeni. Cazzo! I migranti si sono spostati lungo il confine che divide Grecia e Macedonia, lungo il muro della vergogna che divide i due paesi. Sono in corso scontri lungo tutta quanta la frontiera, sconfitto lancio di lacrimogeni da parte delle autorità macedoni che, protette dal muro, lanciano dal lato greco bombe stordenti e lacrimogeni. Tutta la popolazione del campo di Idomeni si è riversata lungo la frontiera. Sono in corso vari punti di scontro con le autorità macedoni e tentativi continui di distruggere il muro.